Jackout, buongiorno e benvenuto sul Music Italia. Buongiorno, ormai quasi buonasera, ma buongiorno, buongiornissimo. È sempre un buongiorno in musica. Giustissimo, giustissimo. Senti, partiamo proprio dall'intro del tuo album, dove dici: mi hai rotto il cazzo e mi piace cambiare. Cambiare rispetto a cosa? Cambiare rispetto sicuramente a quello che precedentemente ho posto, sia a livello di personaggio sia a livello musicale, al pubblico, sia in questo caso a livello relazionale ed emotivo. Nel senso, non sono una persona che sa garantire grossa stabilità in questo frangente, ecco. Beh, anche perché comunque diciamo che a te piace cambiare, lo si è visto, lo si vede anche tra traccia e traccia, perché comunque all'interno di tutto l'album sono diversi anche i sound che tocchi. Comunque c'è un lavoro comunque di produzione molto importante. Come ci sei arrivato? Assolutamente sì, anzi ti dico, questo è la base probabilmente di tutto quello che abbiamo fatto. C'è molto lavoro sulla produzione del disco, è quasi tutto suonato a livello di chitarre, poi ovviamente non le batterie. E ti dico, sono stato influenzato da tantissime cose, da partire dal cantautorato italiano ad arrivare al pop punk fino al grunge degli anni 90. Diciamo che il bello dell'arte è proprio questa cosa che, no, da cosa nasce cosa, da arte nasce arte. E io da questa cosa qua mi faccio trasportare, diciamo. Beh, diciamo che forse Out nasce anche da questo. Esattamente, anzi, Out è proprio il fatto che a me piace essere fuori, ma non in maniera letterale, quanto più proprio prendere e partire sia con la testa, sia... La vita alla fine non è una cosa così banale, no? Bisogna essere in grado di prendere anche le cose più leggere e sapersele godere, no? Quindi con questo disco l'ho fatto molto bene, secondo me. E tra l'altro dici, Giacomo Fuori non è un nome a caso. Esattamente. Ci sta, proprio ci sta. Perché, chissà, magari un domani questo Giacomo Fuori può diventare anche qualcos'altro, no? Proprio in ambito artistico, non parlo soltanto a livello musicale, no? Ci credo molto comunque in quello che è l'estetica del mio personaggio, sia artistica sia poi per quello che è l'ambito musicale, quindi quello che un qualsiasi ragazzo recepisce poi dal classico post su Instagram, no? In effetti sì, ma senti, Non odiarmi, per esempio, dici: non mi concedo neanche un'ora d'aria e poi lasciami fissare l'infinito, in che senso? Allora, intanto lasciami fissare infinito, ti correggo, è una frase che fa Daniel nel ritornello, però è comunque legatissima a tutto il pezzo. Certo. Non mi concedo neanche un'ora d'aria, nel senso che io sono molto selettivo proprio nel lavorare su me stesso, no? Io non mi prendo un'ora di pausa in una giornata, neanche la domenica, no? Per me questa roba qua è la mia vita, il mio lavoro, io amo fare quello che sto facendo, quindi certo. Ogni giorno ci sto al 100%, 24 su 24. Quindi non fuggo da nessuna parte, questo è un po' non mi concedo neanche un'ora d'aria, no? E quindi il non odiarmi in che senso? Allora, provare a non odiarmi sicuramente parte dal fatto che il mio personaggio è sempre stato molto contestato, no? Sia a livello estetico, sia a livello poi delle scelte che ho fatto musicalmente parlando. Questo provare a non odiarmi era un po' non uno sfottò, ma un qualcosa che generasse una sensazione nell'ascoltatore, che anche solo, cioè, a partire dal titolo, una certo. Provocazione, esatto, assolutamente. Senti, I ragazzi fuori, che poi è il brano che dà il titolo all'album, dici: sto giocando a calcio nella mia testa. Beh, anche in questo caso comunque credo che sia piuttosto evocativo, perché fa capire comunque anche quello che è l'idea continua di cambiare, l'idea di modificare anche quello che può essere un percorso. Sì, musicale. Sì, ma alla fine, nel senso, io ho imparato una cosa nella vita, che non me ne voglia chi della coerenza ne fa un bastione. Una cosa bella di essere umani è proprio essere incoerenti, no? È poter imparare da quando si sbaglia, poter dire: ah, ok, quindi questo non provo a farlo così. Stanno giocando a calcio nella mia testa, secondo me, è proprio questa cosa qua, perché io sono sempre stata una persona che ha sempre avuto tanta confusione, tanto frastuono, e questa è un po' una metafora, insomma, di tutto quanto, no? Sai, io l'ho legata molto all'idea del brainstorming. Anche, però io ti dirò, sono una persona che musicalmente non ha, per quanto poi i testi siano veramente elaborati e sembra che ci sia una struttura molto complessa, io se una canzone non mi esce in 30 minuti difficilmente poi è una canzone che vado a tenere per buona o a lavorare. Nel senso, sono molto
rapido nel intuitivo, secondo me. Se mi piace la base, poi per me la base è tutto. Io scrivo per sensazione, a seconda di quello che mi trasmette la base, io scrivo, no? Beh, credo che si possa capire che comunque c'è tanto istinto in questo disco. Proprio in tutte le tracce, credo che sia uno dei fili conduttori, sia proprio l'istinto. Senti, la figura della donna comunque non è secondaria all'interno di tutto il disco. Assolutamente no. Io ho trovato tanto dolore e tanta delusione. In particolare ti vorrei citare una frase. Non mi va dici, non è vero che l'estate è una bella stagione perché è pieno di puttane che ti spezzano il cuore. Allora, questa è una citazione che soprattutto chi ne arriva da un luogo marittimo come non foresto, diciamo, quindi come abitante del luogo, capisce benissimo, perché io ne arrivo da Loano, che è un posto super turistico, d'estate si riempie di figa, come si suol dire, no? E allora, cioè, c'è questa cosa che l'estate è bella a priori perché è piena di figa. Per me non è così, perché io sono una persona che ha un po' di difficoltà a relazionarsi, non proprio col genere umano, no? Ci metto il mio tempo per dire ok, quella è una persona con cui posso essere tranquillo. Sono sempre molto sulle mie, anche se poi non lo do molto a vedere. E quindi questo è in relazione a questa cosa qua. A me piace l'inverno perché sto a casa da solo e non l'estate. Quindi era anche questa un po' una metafora rispetto ai gusti miei in quanto vita e socialità. E diciamo che comunque la malinconia di quel mare d'inverno si può avvertire in tutti i brani. Assolutamente, è un disco molto malinconico, anzi nostalgico, ti dirò di più. È proprio come quando vai sul lungomare d'inverno, non c'è nulla, gli impianti balneari non esistono praticamente, c'è soltanto il bagnasciuga e vedi il gabbiano con tutto il cielo nuvolo. Questo è il mio disco, secondo me, per la maggior parte. Poi ovviamente ci sono i raggi di sole e tutte le variabilità meteorologiche del caso. Come che l'isola gallinare perfetto, esatto. Possiamo utilizzare di brutto questa l'isola gallinare, mi va benissimo, assolutamente. Senti, nel brano invece Astrattismo e Pop Art dici voglio fare porno e morire nel sonno. Io tra l'altro in questo brano ho trovato una critica a quello che può essere la scena oggi, sei d'accordo? Allora, innanzitutto guarda, io mi astengo da criticare perché penso che la critica debba essere un qualcosa che sposta le tue capacità un po' oltre, no? Se vogliamo dire che la critica è un muro, il muro della critica deve spostare le tue capacità un po' oltre, non limitarle, no? Io in questo momento magari non saprei fare una critica adeguata su tutta la scena, non mi interessa forse neanche farla. Diciamo che Astrattismo e Pop Art è molto un riferimento a quello che è l'immaginario di Warhol, a cui io sono molto legato, sia artisticamente sia proprio a livello di gusto personale, e poi perché la mia musica è un descrivere e creare delle immagini, no? Fondamentalmente non è molto storytelling, è tanto questo creare delle immagini, è molto focalizzata e è astratta fondamentalmente, tutte le immagini che ricreo sono astratte, quindi per quanto poi possano essere anche concrete. Quindi questo, tra l'altro ti dico, è uno dei brani a cui tengo di più del disco, ha anche un featuring molto importante all'interno per me, perché è un rapper storico ligure che ha fatto la storia, quantomeno ha segnato la mia infanzia. E per quanto riguarda Voglio fare porno e morire nel sonno, ti dico, chi non vuole fare porno e morire nel sonno è un po' il sogno di tutti. Sì, sì, anche perché comunque io ho trovato diverse contraddizioni all'interno di questo disco, sempre quelle provocazioni delle quali stavamo parlando prima, provocazioni comunque positive, perché danno quell'idea e soprattutto permettono di riflettere, che credo debba essere la base anche di un... Assolutamente, poi a me non interessa educare, attenzione, mai nessun frangente con la mia musica o con la mia arte, come vogliamo denominarla, quanto più mi piace comunque che arrivi questo tipo di immagine, anzi sono molto contento di ciò. Molto bene, senti, il live a breve avremo delle... Ah, sicuramente sì, guarda, adesso già stasera con questo evento presenterò il disco live e sicuramente in questi mesi più, arriva l'estate ragazzi, figuriamoci. A Loano ci sarà possibilità? A Loano sicuramente sì, faremo qualcosa, ma anche non solo, anche qua a Milano, a Torino, a Genova sicuramente ci mobilitiamo. E a Loano una volta c'era la maxi discoteca I Pozzi dove si facevano grandi concerti. Assolutamente, adesso è un super albergo di lusso, 5 stelle. Mica male. Mica male, assolutamente, vabbè. Senti, grazie mille, figurati. Buona musica e presto. Grazie a te, gentilissimo, Jackout.